Salve a tutti ragazzi, ma la sentite che cazzo di musica? Cioè sentite che cazzo di musica che c'è in sottofondo? Questo è uno dei giochi più fighi mai pubblicati da Ubisoft. Sto parlando ovviamente di Far Cry 3 Blood Dragon, ed è questo un gioco che non abbiamo mai portato come gameplay su questo canale. Abbiamo fatto dei Lightspeed, anzi li ha fatti Redez, ma non avete mai visto un gameplay. E siccome il gioco si presta molto al mio stile di gioco e soprattutto si presta molto alla mia capacità di essere silenzioso e furtivo, ho deciso di portarvi come regalo per tutti quelli che adorano i gameplay di Far Cry 3 e che ancora si divertono e mi commentano i video di Far Cry 3, questo bellissimo spin-off che è Far Cry 3 Blood Dragon. Allora, senza perdere altro tempo, entriamo in modalità assassini silenziosi col cappuccio. Sembro veramente un preservativo con questo cappuccio, però non me ne frega un cazzo, la facciamo così questa partita. Qua dentro ci sono 36 gradi, morirò, però non fa niente. Vai, partiamo. Lo so che la musica è bellissima. Non ci metteremo le musiche noi, useremo le musiche del gioco perché sono troppo fighe. Andiamo. Adesso ci godiamo la storia. Io ci tengo moltissimo, me lo levo sto coso che sembro veramente un cazzo con un cappuccio. Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Porca puttana, ragazzi. Quanto è fottutamente trash questa cosa. Dalle ceneri radioattive del Nord America nasce un nuovo tipo di soldato. Senza senso, è bellissimo. Sentite la musica filo Terminator? Pom 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 pom, fantastico. Che poi pure è bellissimo, capi? Cioè, per questa stronzata. Centrale attiva. Onde teta 4 impulsi in aumento. 4.6 ora. Funziona. Indurre le delta. Tenetelo sotto i 5 impulsi. Attivatori degli arti in funzione. Battito 6 per cuore, 130%. È una forte. Carica il programma. Che cazzin. Ora sei un Mark 4. Ok, noi eravamo un sergente Rex Cyber Commando. E adesso siamo un Cyber Commando. Che cazzo di bordello! Portaci a terra, ora. Procedo alle coordinate. E adesso si balla. Io trovo l'ingresso del bunker. E io creo un diversivo. Facciamogli assaggiare il piombo di Cyborg. Noi siamo Cyborg, il nostro modello si chiama Mark 4. E adesso vedrete l'unico tutorial che non ha fatto incazzare Redez. Da 30 anni lo conosco, si è sempre incazzato con i tutorial, tranne che con questo. Fantastico, bellissimo ragazzi. Livello altissimo di follia per Ubisoft. Forse il punto più alto a livello creativo. Premi Enter per dimostrare che sai leggere. Ma che cazzo. Per effettuare un salto, salta. Eccezionale. Per effettuare un salto, salta. E ogni volta devi prima dire ok. Dai, poi devi fare quello che devi fare. Per abbassare. Correre è un po' come camminare, ma è più veloce.
E ogni volta devi mettere ok. Cazzo. È una rottura di coglioni, ragazzi. I tutorial ostacolano la tua voglia di massacro. Uccidi con la lama quando sorprendi un nemico alle spalle. Ok. Dio, che palle! Questa è la nostra prima uccisione furtiva. Opla! Marca i nemici per seguirli facilmente. Dio, che palle! Che poi, essendo un gioco che si ispira a Far Cry 3, no? Chi ci gioca molto probabilmente ha già giocato Far Cry 3, quindi tutte ste cose le sa, gli sta ancora più sul cazzo. Distrai con il tuo D20, nerd. Allora, questo gli lancia un dado. Madonna, che palle! È la cosa più scassacazzo del mondo. Viva la vita. Oh. Suggerimento: disattivare gli allarmi per evitare i rinforzi nemici. Ok, e da qui in poi, ragazzi, si gioca seriamente e si gioca stealth. Mi ero un po' dimenticato di quanto fosse stronzo sto gioco. Sì, porca troia. No! Promemoria, dopo che hai usato la lama, puoi uccidere a catena altri nemici vicini. Soldati altamente bella. Oh, 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 oh. Armi pesanti consigliate. Sta arrivando il corazzato di sta ceppa. E che cazzo muori? Azione molto silenziosa. Non ci sono armi silenziate in questo gioco, attenzione. Bella! Madonna, ragazzi, il capolavoro. Sfruttare il loro debole per i combustibili. Porco Giuda. Questo coltello non serve veramente a un cazzo una volta che sono allertati. Comunque è molto diverso da Far Cry 3 come shooting. È più impegnativo. Porca troia. Oh, no, dai, è mio, ok. Torniamo al piano di sopra. Dai, Spider. Ci sono quasi. Devo proteggere lui, non me ne posso andare in giro a spasso. Che cazzo. CPU prematura Tantani a destra. CPU prematura Tantani a destra. CPU prematura Tantani a destra. È il gioco più bello del mondo, raga. E non me la ricordavo sta super canzola. È fatta! Sì! Obiettivo fallito. Cosa? Controllo completato. Coordinate caricate. Spider! Forza, tenente! È morto. Cosa devo fare? Merda. Elo 7-3, richiedo estrazione immediata. Il tenente Brown è a terra. Elo 7-3, in arrivo. Rex! Sovraccarico date! Via danneggiata! Sangue! Sangue! Conto la rovescia, attacco nucleare. Addio! Dimmi cosa devo fare. Il lancio è autonomo! Vai al pannello di controllo! Cosa? Strappa i controlli di iniezione sul pannello! Spara! Alla gabbia cerebrale! Rex, spara! Merda! Interfaccia, trova il pannello dei missili. Ricevuto. Evidenzio l'obiettivo. Obiettivo, disattivare i controlli secondari di iniezione. Però devo dire che le musiche sono veramente spettacolari. Molto ispirate a Terminator, ma sono spettacolari. Dati danneggiati, sensori alta. 20 secondi all'altro. Ok, ho fatto danni.
quello che volevo fare, volevo fare un mucchio di danni. 30 secondi alla... Vorrei farne molti di più però, onestamente. Porca puttana, via. Dai, aggiustati, stronzo. Ok ragazzi, io fermo qua questo primo gameplay, è un disastro, cioè il livello di sfida è altissimo, è come se ci trovassimo di fronte alle ultime fasi di Far Cry 3, però questo è l'inizio del gioco, pazzesco, veramente pazzesco. Ci vediamo al prossimo gameplay, spero vi siate divertiti, io mi sono ammazzato di risate, certe cose mi hanno proprio colto alla sprovvista, non mi ricordavo la supercazzola, meraviglioso.